chiaro che tutti hanno letto della geometria sacra, hanno sentito parlare, hanno letto le varie, no, situazioni che indica un simbolo oppure una particolare costruzione geometrica bidimensionale, tridimensionale, eccetera, eccetera. Sì, d'accordo, ma che cosa fa? Come funziona questa cosa? Perché? Allora, bisogna intendersi. Tutti pensano che siano i simboli, i disegni o quello che sia a funzionare. Cioè io faccio un disegno, faccio un modellino, faccio qualsiasi cosa e questo funziona. Cioè al di là di tutto questo funziona. In via di principio potrebbe essere corretto, ma c'è bisogno di alcune forme d'armonia e c'è bisogno anche dei periodi giusti di costruzione. Perché? Allora, bisogna comprendere questa scala. Immaginate quello che viene chiamato etere, cioè la sostanza universale assoluta. La vita universale assoluta, la fonte del potere, la fonte di tutta la natura, la fonte della nostra intelligenza, la fonte di ciò che noi abbiamo la capacità di pensare, la fonte di ogni immaginazione, la fonte di ogni struttura sia materiale che mentale. Cioè, in pratica questo etere, come veniva chiamato anticamente, è che è la sostanza una che dà forma a tutto l'universo. Cioè, che cosa vuol dire? Beh, di questo etere stanno andando alla ricerca anche i fisici. Prima si chiamava etere, adesso non si chiama più etere, adesso stanno cercando di andare a capire la teoria unitiva, cioè una teoria con un'energia che tiene tutto l'universo e che quindi con un'unica teoria possa spiegare un pochino tutto. Beh, questo gli antichi già lo sapevano, lo chiamavano etere o Akasha, per esempio negli Hindù. È talmente rarefatta questa cosa che è impalpabile e può essere assommata a ciò che viene chiamato una forma quasi di coscienza, che chiaramente è intelligente e ogni cosa intelligente ha coscienza, se non anche un cane ha è intelligente perché ha coscienza, se non avesse coscienza non sarebbe intelligente, anche uno scarafaggio, anche un piccolo vermettino ha certamente una coscienza minima, ma è intelligente per le cose che deve fare. Bene, questo etere o questa energia assoluta che gli antichi chiamano Mercurio universale, Ob Heod in alcune tradizioni, eccetera, eccetera, e diciamo o Azot è un assoluto convertitore da ciò che è sottile come idea fino a ciò che è materiale. Gli stadi chiaramente passano da quello altissimo e impalpabile dell'etere o del sottile, 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 chiamiamo così, fino a raffrontarsi in quello del fuoco, viene chiamato fuoco, ma aspettate, attenzione, qui quando sto parlando adesso degli elementi, non immaginate che io stia parlando del fuoco della candela, cioè in pratica se dico fuoco non è di questo che sto parlando, questo è il fuoco che è nella rappresentazione, nell'apparizione materiale del mondo, quindi stiamo parlando di ciò che Agrippa nei tempi, e che tutti gli ermetisti conoscono, parlava del fuoco di vita, cioè impalpabile, cioè la prima forza più densa dopo questo etere, dopo questa cosa impalpabile, coscienziale, che si manifesta. Scende come aria, ma non questa, se faccio così che sento l'aria, questa è una precipitazione. Diventa acqua, cioè questo etere si sta rapprendendo sempre più come un uovo che mettiamo dentro una padella, se vogliamo avere un'idea, oppure come quando congeliamo per esempio l'ossigeno, l'idrogeno, come quando congeliamo c'è l'aria, no? E fino a giungere allo stato di terra, che è
una prima coagulazione di questa energia, dopodiché riparte. E cosa diventa? Cosa diventa? Se prima era puro fuoco, puro aria, pura acqua, pura terra, è una cosa, no, che adesso dobbiamo capire, diventa fuoco di fuoco, aria di fuoco, acqua di fuoco, terra di fuoco. E poi c'è nuovamente acqua, cioè quindi diventa nelle sue aperture 4x4. Quindi 16 capacità e possibilità di manifestazione. E ricollegandoci con ciò che ho detto ieri dei tarocchi, li ritroviamo nelle cosiddette carte di corte, no? Dal primo che è il cavaliere di bastoni fino ad aggiungere alla regina di denari. Anticamente facevano vedere questo perché, come venne detto dai grandi saggi, la conoscenza alta viene di solito nascosta e veniva di solito nascosta affinché coloro che erano intelligenti prendessero la parte più pura, coloro che non erano pronti o non erano maturi o non gli interessava più di tanto, eccetera, eccetera, prendessero la mota, ossia la mota sarebbe il fango. E anche per non dare in mano a certa gente dei poteri inusitati, perché man mano che si condensa questa energia prende forma. E quindi qual è il segreto della vera geometria sacra? Sapere le varie forme che questa forza prende nella sua discesa e quindi ricostruirle per intercettarle. Che cosa significa ricostruire per intercettarle? Ora, se io adesso faccio un triangolo, che succede? Succede che la forma fatta con delle specifiche particolari, per il fatto di essere in quella forma, attrarrà per quella forma, per i centimetri o i metri che ha, per le altezze, per l'ipotenusa, per le larghezze, se è isoscele, se è equilatero, eccetera, eccetera. Che cosa succede? Attirerà, condenserà qualcosa, cioè un tipo di energia, cioè quell'energia, ma la condenserà, cioè diciamo come una sua. Con una sua vibrazione, chiamiamola così, non riesco a spiegarmi diversamente perché bisogna provarlo. Quindi ecco che se io faccio un cerchio, io richiamo un'altra tipologia, se faccio un quadrato, un'altra. Ricordiamoci che le forme principali della geometria sacra sono il punto, che non è una forma, ma pensiamolo così, essendo atemporale, essendo spaziale, anumerale, quindi il punto, la linea, che può essere chiaramente verticale, orizzontale o obliqua, e nella geometria sacra ha un significato differente. Dopo la linea, la croce, dopo la croce, il triangolo, dopo il triangolo, il quadrato, e il cerchio che prende tutto. Quindi forma iniziale, punto, linea, croce, triangolo, quadrato, cerchio. Il tutto lo possiamo muovere, lo possiamo allungare, lo possiamo allargare, quindi diventa un rettangolo, quindi diventa un parallelepipedo, diventa un cubo, diventa una sfera, diventa tante altre cose. Beh, certamente come talismani. Talismani hanno come base la geometria sacra. Se non ci fosse la geometria sacra, non si potrebbero fare i talismani. Quindi sono una delle basi, cioè, è la base su cui poi si manifestano i giochi, se vogliamo. Questo lo vedremo nel ritiro di talismanica che faremo ai primi di novembre. Quindi, se siete interessati, è un ritiro di 3 giorni, quindi uno studio intensivo, vero, serio, su come si fa veramente, va bene? Sia quelli con l'energia fisica, sia nostra, caricarli così, sia con l'energia naturale, sia con l'energia stellare divina. Quindi andare a vedere tutte le varie cose come si fanno. Quindi, che cosa succede? Succede a questo punto che noi dobbiamo avere l'intelligenza di capire che ogni forma può essere
a raddoppiare, triplicare, moltiplicare, dimezzare, sottrarre e addizionare le energie a secondo le varie forme geometriche che si possono aggiungere. Facciamo un esempio. Se io voglio stabilità, se c'è una stabilità che desidero e quindi raggiungere una certa stabilità in casa mia, è facile che io vado direttamente a creare un cubo nelle specifiche giuste. Solitamente queste specifiche le potete trovare nelle costruzioni antiche, quando questa conoscenza era reale. Piramidi, se volete piramidi, templi, chiese, specialmente le chiese fino al 1600-1700, poi si è cominciata a imbrogliare un po' tutta la questione, chissà, sto andando anche troppo, sto andando. Però se vi fermate alle medievali, se vi fermate sia romanico sia gotico, se andate a vedere gli antichi templi, le costruzioni, le piante, andando a vedere le misure delle pietre usate, uno dice, ah, ci sono tonnellate, come facevano a spostarle, e ci viene detto come se fossimo degli ignoranti, dei fessi, proprio più fessi di così non potrebbe essere, ma intanto lo spingevano, c'erano tanti uomini, li spingevano con le corde e li mettevano in piedi. No. Qui entriamo nella scienza della geometria sacra vibratoria, cioè già il fatto stesso di andare a calcolare precisamente, proprio alla virgola decimale, anche oltre, in avanti e indietro, il peso specifico, la forza specifica, la larghezza specifica, il volume specifico, l'altezza specifica, le tangenti, eccetera, eccetera, le aree, portava un'energia, cioè assorbiva un'energia giusta per renderle, si può dire, quasi più leggere. Va bene che ci sono quelli che dicono che erano gli alieni con una pistola laser, lo alzavano, va bene, può anche essere così, però io dico quello che è più dato dalla tradizione. Sicuramente ci sono stati esseri di un certo livello, più grandi, dei giganti, più alti, che hanno spostato qualche piede, però non tutti. La base geometrica è un'altra. Per esempio, se noi andiamo a vedere alcune costruzioni geometriche che sono sia nell'Egitto, sia nella Babilonia, sia ad Angkor in Cambogia, sia in Perù, sono con una geometria e con una costruzione differente che viene data da conoscenza geometrica di questa forza che mano a mano si rapprende, data, cioè scoperta dai sacerdoti antichi, diciamo così. E si ottengono delle cose differenti. Cioè non è che per forza c'è bisogno della simmetria. La simmetria, come noi la pensiamo, ci viene dal pensiero greco. Il pensiero greco diceva che la bellezza, è legata alla simmetria. Simmetria, se non c'è simmetria, le cose non sono belle. Questo è un pensiero filosofico dei tempi. Però invece non è così. Perché? La vera conoscenza tradizionale, più che perdersi nel bello, voleva quella cosa che funzionava. Quindi, se la asimmetria otteneva delle cose migliori, non si stava a perdere con la simmetria. Notate una cosa: che vai nelle varie tradizioni e ci sono templi e forme e simmetrie diverse. Lo possiamo vedere anche con le tre tipologie delle colonne, ionico, dorico e corinzio. No, ci andiamo dallo ionico, che è la più semplice, dal dorico, che è la più semplice, allo ionico, che è un pochino più elaborato, fino al corinzio, no? Che è l'esplosione della coriandolità, diceva un mio professore di storia dell'arte. Cioè, evidentemente non amava il corinzio, però è bello, voglio dire, cioè, è funzionale. Da ciò lo possiamo vedere anche in casa nostra. Dovete stare molto attenti a quello che vi portate a casa, perché le forme, attirano l'energia, la forza ed emanano radiamente, per il radiamento, per il raggiamento, l'energia, modificandola secondo la loro forma. Cioè, l'energia generale, la forza generale, la vita generale, questo akasha, questo etere,
questa forza assoluta non ha forma, è indifferenziata. Voglio farvi capire questo. È la forma stessa che poi c'è sulla materia che attira quella cosa. C'è, attira quella cosa e la irraggia secondo la sua forma. È un po' l'esempio del tanto bistrattato e, che dà paura. Pentacolo capovolto a cinque punte, no? Che dice quello rappresenta il diavolo, rappresenta l'animalità, mentre in pratica il pentacolo con le cinque punte, quindi con la punta in alto, rappresenta l'intelligenza e la capacità dell'intelligenza di dominare i quattro elementi, cioè la vita, le energie, i quattro elementi che poi sono i pensieri, le emozioni, i sentimenti. E la materia, diciamo, il nostro funzionamento, quindi sono per noi. Quindi, mentre capovolgendolo con le due punte in alto, il diavolo indica semplicemente la materia, cioè la materia domina sulle persone, l'animalità. Quindi abbiamo in questa immagine l'immagine dell'uomo che si controlla, cioè l'uomo illuminato mentalmente e che non è animale, senza nulla togliere agli animali, e girando e capovolgendo il pentagramma, quello che invece è l'animale, cioè la forza animale. Certamente voi non dareste la colpa al cane perché fa il cane, o al maiale perché fa il maiale, o al cavallo perché fa il cavallo, o a una tigre perché si pappa un uomo, è forza animale. Bene, il pentacolo capovolto indica questo, quindi bisogna essere sempre abbastanza razionali e seri, non bisogna lasciarsi prendere dagli isterismi e dalle stupidaggini che la New Age ha infiltrato volutamente nelle conoscenze alchemiche. Quindi, che cosa succede? Succede che questa energia generale può essere guidata. E cosa porta? Qual è il vero funzionamento? Che vogliono? Vogliono semplicemente ottenere energie? No. Gli antichi usavano la forza della geometria sacra a vari livelli per portare la coscienza a livelli superiori. Quindi c'era la possibilità di attingere delle particolari energie mediante le forze che erano studiate, mediante gli angoli numerali e geometrici, e quindi dicevano questo rappresenta questo, cioè se faccio una costruzione su base 7, io ho la assoluta incarnazione delle forze che corrispondono, loro li chiamavano Venere, o forze di armonia o forze di natura. Se faccio una costruzione a base 3 ho un'altra cosa, cioè, ma questo base significa, non è che mi fermo al triangolo, base 3 significa che posso andare su tutti i numeri, sia sotto che sopra al 3. O al 7, o al 9, al 20. E chiaramente le forme diventano più complesse man mano che i numeri diventano più complessi, man mano che le linee diventano più complesse, diventando più complesse diventano più materiali. E che cosa potrebbero portare? Bene, finché io uso dei numeri che sono abbastanza semplici e delle forme che sono abbastanza semplici, io ottengo delle modificazioni a livello sottile, quasi impercettibile, ma se io vado con sapienza e scienza ad usare sia dei disegni, sia dei solidi, sia delle costruzioni e cose varie, con numeri molto alti e quindi con qualcosa di molto sostanzioso, io comincio ad ottenere dei risultati di trasformazione sulla persona, tanto fisica, tanto che addirittura posso riuscire a, mediante la geometria sacra, creare del magnetismo dal nulla. Cioè io, a chi verrà poi a fare il seminario, farò rendere conto che con una forma, cioè mettendoci il dito, la mano, quello, si va a sentire un certo magnetismo. Immaginate creare queste cose con scienza e dovizia di scienza, cioè di sapere. Cioè, si giunge ad avere il dominio anche delle persone che entrano in contatto con noi. Cioè, se io nella mia casa, mai è capitato di andare in casa di qualcuno o in un posto, in una chiesa, un tempio, una valle, che ne so, può essere anche una strada e vi sentite a disagio, oppure vi sentite all'opposto, vi sentite bene. Lì è perché doveste andare a vedere
Qual è la forma che sta generando questa forma di, la forma, generando questa forma di energia? Cioè, cosa sta emanando? E questo non so se vi siete accorti, ma una candela che è cilindrica, quando brucia, emana dei raggi ed attira, c'è cioè la sua forma, ed emana con la luce una forza diversa di una candela quadrata, cioè cubica, scusatemi, oppure parallelepipeda, o a piramide, o che ne so, un'altra forma, oppure a un solido platonico. Cioè, che significa? Perché venivano molto usate le candele anticamente? Tutti pensano soltanto perché, beh, fanno una bella luce, fanno un'atmosfera. Alcuni dicono, mamma, perché le candele accese danno forza astrale, fanno attrarre. Sì, tutti per nascondere una certa insipienza di ignoranza, perché sono cose nascoste queste, ma neanche, ripeto, potete andarvi a interessare di leggere tutti i libri sulle candele e sulla magia delle candele di questo mondo, non la trovate questa cosa che vi sto dicendo, che è tratta dalla tradizione vera, ma neanche gli ordini che adesso mentre si spupazzano in giro sanno questa cosa. Le candele venivano create con certe forme perché la candela, già con la forma stessa, attirava la forza che rappresentava, e quindi poi bruciandola la liberava. Ah, certo, gli edifici moderni sono fatti alla cavolo, cioè gli edifici moderni, caro Antoine, sono fatti dal capriccio di un architetto, un geometra, un ingegnere, mentre prima coloro che facevano le costruzioni erano iniziati alla scienza sacra, cioè sapevano tutto ciò dell'armonia pitagorica, l'armonia delle forme, la geometria sacra, conoscevano le forze, conoscevano le armonie in rapporto col corpo umano. Cioè, se io nella casa, per esempio, c'è un proprio questo dicendo, c'è un grande scultore, grande chiamato oggi, grande, vabbè, che fa, che ne so, il cuore grande, fa delle cose, che ne so, il cane grande, tutte queste cose con delle forme particolari. Questo è americano, non faccio nome perché comunque posso dirlo, Kunz. Questo qui vale milioni di euro, l'ultimo, il cuore che ha fatto. Perché? Perché è furbo, non lo sa, è automatico la cosa, ma facendo il cuore, cosa fa? A quella forma da sempre attira una certa tipologia di energia, attira l'energia sentimentale. Chi lo vede sto cuore rosso, grande, gonfio, lo vuole, gli piace. Così accade in casa vostra. Casa vostra, se è posizionata male, perché poi entriamo nella geometria sacra della terra. La terra ha direttamente queste possibilità. Certamente il feng shui, se è ben rispettato, sì. Ma la geometria sacra è qualcosa di differente. Il feng shui è simile alla geometria sacra. E allora, il feng shui è più qualcosa di che corregge, cioè ti dice: qui sei in questa casa, allora buono, per carità. Io sto parlando di un'altra cosa, eh. Dice: ok, guarda, sta casa è messa così, qua viene questa energia, messo verso il mare fa questo. Ne parlavo con un mio amico che ha fatto una casa in Costa Azzurra, e dice: guarda, l'ho fatta secondo il feng shui, creando verso il mare. Benissimo. E detto: sì, però non è geometria sacra. La geometria sacra ti dice come devi creare gli ambienti, cioè se all'esterno è cubica, all'interno come la vuoi fare? La vuoi fare a botte? La vuoi fare ovale? La vuoi fare a triangolo? La vuoi fare, cioè, cosa vuoi attirare? Che cosa vuoi fare? Non per niente. Gli antichi, i loro templi migliori erano fatti sottoterra in delle caverne che erano scavate e create in una certa maniera che potevano attrarre certe cose. Eh sì, come vedi, Jeff Koons, certamente. Tra l'altro lo conobbi anni fa a Roma. Quindi sì, evidentemente ha usato quello che si, però ripeto, sono belle le cose che fa, per carità di Dio, cioè sono belle, sono carine, no? È un pochino anche la furbizia. La furbizia artistica di un come ti chiama quello che ha fatto la Marilyn, come si chiama quella, non mi viene in mente adesso, non mi ricordo, c'è molto famoso, io ho fatto l'Accademia delle Belle Arti, ma ho perso
cioè non è che me ne frega più di tanto, Andy Warhol, ecco, Andy Warhol ha usato la geometria sacra per quanto riguarda tutte queste costruzioni. Sì, a Damanhur questo è anche accaduto, quindi, ma dipende se bisogna avere una cupola. La maggior parte delle stanze di prima erano fatte a volte di botte. Casa mia, cioè casa di mia nonna, quando ci abitavo, che era di una tranquillità assoluta, cosa che l'hanno ricostruita adesso non si vive bene, non si vive, infatti beh, sono più, ma non si viveva bene, la ristrutturata era tutta a volte di botte, era piccola, nelle cose erano a volte di botte, erano costruite con alcune pietre che erano in certi modi di costruzione. Mio padre, che era figlio di costruttore, mia madre, figlia di costruttore, che avevano preso il lavoro dai miei nonni, dai miei bisnonni, mi ricordo che quando lui costruiva le case da solo, lui con i fratelli, da solo, beh, case, non palazzi chiaramente. E quindi cosa faceva? Lui andava, tagliava, ricordo ancora che tagliava i tufi per avere le pieghe, alcuni però li tagliava in altra maniera, alcuni li tagliava in altra maniera. Io dissi, ma perché? Perché la stessa forma non dà armonia alla casa. E allora c'era il pezzo quadrato, il pezzo cubico in mezzo ai parallelepipedi. Chi conosce l'architettura leccese, l'architettura insomma di sud, la collettività, può vedere c'è queste cose. E c'è un motivo che poi è stato dato, così mi hanno insegnato e l'ho fatto, ma viene dagli scalpellini, dalle costruzioni, dai costruttori, come appunto diceva poco fa Angelica. Avevo una copia grande del fiore della vita sulla parete della camera da letto. Una mia amica mi dice di toglierlo perché è un portale e entra di tutto. Allora, io vedi, dice Simone, ha ragione e torto. Non è una cosa negativa, ma in camera da letto può essere disturbante. Il fiore della vita, lo dice, c'è il termine stesso, è un po' complesso. E se per caso, ed è un amplificatore, lo vedi anche nelle forme. Significa viene usato per amplificare. Se vuoi amare qualcuno e vuoi che ti ami, mettici al centro del fiore della vita una sua fotografia, si amplifica quello che sentite. Se è bene, bene, se è male, male. Molto spesso si usa il fiore della vita proprio per fare il test. Vediamo, ci amiamo questa persona? Oppure con il capo ci metti la tua fotografia e la sua fotografia e si amplificano le cose che sono dentro, cioè vengono amplificate. Se invece si sente così, si sente così. Immaginate che si alza e quindi potete capire le cose. Quindi il fiore della vita in questa maniera è vero, sono portali, ma portali a me non mi piace questo termine. Il termine portale mi sa tanto di New Age. Sono semplicemente delle forme che nella loro costruzione imbrigliano un'energia e danno forma a qualcos'altro, sia in bene che in male. Ma poi nessuna forma è negativa, dipende come la usi. Il calcestruzzo con la benedizione di Le Corbusier che fece i suoi piloti, eccetera, 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 no? Chi ha studiato un pochino di architettura, un po' di storia dell'arte lo sa, ma è normale che si usi il calcestruzzo. Tra l'altro, il calcestruzzo è un conduttore terribile perché dentro deve avere dei tondini di ferro. Figurarsi una volta che li metti dentro e se c'hai un fiume che ti passa sotto o qualcosa, Feng Shui, ti viene il cancro in 10 anni. Cioè è normale, ma questo è normale. Infatti, quanto riguarda la geometria sacra, gli antichi costruivano delle cose nei punti giusti, che sì, magari c'era la cosa sotterranea, magari c'era il vento, per esempio, per quanto riguarda l'abbazia che c'è di San Michele, no? Vicino a Torino, è stata fatta lì per il vento. Per il vento, diciamo, l'hanno messa lì per controllare il traffico delle strade, magari anche dopo, ma venne creata per il vento e venne creata affinché fosse una perfetta linea, una spada che veniva da Mont Saint-Michel, passava dall'abbazia che c'è vicino a Torino, fino a giungere a Monte Sant'Angelo in Puglia. Quindi la spada di Michele che doveva, cioè il cristianesimo, che doveva combattere e difendere dall'Islam. Quando veniva percorsa questa strada, l'Islam non entrava. Da quando è stato tutto abbandonato, l'Islam entra, la spada si è spezzata. Per carità, per me può entrare, può fare quello che vuole. Però vi voglio dire come funziona la geometria sacra. Ogni cosa che accade, accade perché deve accadere, perché ce lo si merita in pratica. Tra l'altro,
E anche andando a vedere la tipologia del virus che oggi sta un po' muovendo un po' tutte le cose, è una classica tipologia che veniva chiamata nella teoria, nella tecnica, nella geometria sacra, la mazza di ferro. Cioè, questa tipologia viene usata per colpire. Se io voglio direttamente colpire una persona, se ho le misure giuste, creando una forma simile il virus di oggi, eccetera, eccetera, e dentro ci metto la persona, la colpisco. Perché? Perché, ma no, perché è automatico. E quella forma attira un'energia di un certo tipo. È la forma che attira l'energia. Attenzione, no, nella geometria sacra non è quello che si dice prima l'alto e poi il basso. La geometria sacra crea il basso per attrarre l'alto. E questo ci dice tanto per il nostro tempio, per la nostra evoluzione interiore, ci fa evolvere senza quasi che lo vogliamo, se è fatta bene. Sì, e se tu vai a vedere, i santuari di San Michele sono su una stessa linea fino a quella punta, fino alla Palestina per difendere. E adesso l'hanno spezzato, ed erano collegati con le strade. Ora, spezzando le strade, si sono spezzati i leis, vengono chiamati, cioè le linee di congiunzione. È chiaro che chi verrà al seminario, io farò costruire delle cose anche con linee, che se spezzi quella linea non funziona più. Prendi una scusa, fai vedere che serve per aiutare le persone, per farle andare. Che me ne frega a me di andare in un'ora da là a là? State distruggendo. Ma allora, e poi fai quello che vuoi, ed è quello con la tavola. Beh, questo solitamente. E può essere usato anche, attenzione, se questa pietra nei punti dove eccetera, ha un'energia che emana e sapete che è buona, si può usare per esempio questa forza imbrigliandola in delle spugne geometriche. Le spugne geometriche apprendono l'energia che viene dalle forze della geometria sacra e te le porti a casa, un pochino come quando vai a Lourdes. A Lourdes vai direttamente, ti prendi l'acqua, in realtà ti serve come una spugna quell'acqua, non te la porti a casa. Cosa ne penso? La magia salomonica è pericolosa perché se non la si sa fare. La magia salomonica, così come è fatta vedere, non può funzionare perché ha bisogno di quello che non è stato mai detto e non viene detto nella magia salomonica perché, come ogni grimorio, sono degli appunti, non è completo. Non può funzionare se non viene messa in contatto con determinate posizioni stellari che ne possono far manifestare le vere entità. Diversamente, se qualcuno lavora con quell'entità e pensa che siano loro, non sono loro, sono larve che circolano intorno alla persona o simili nature che rispondono subito a quello che uno vuol fare pur di entrare nella sfera della coscienza umana. Occhio. Serve praticità, come nessuno farebbe manipolare una centrale elettronucleare a qualcuno, così bisogna stare lì. La geometria sacra fa tutto. Allora, ti dico una cosa. Se puoi, esci. Quando ti senti un po' nervoso, entra in una chiesa antica. Una chiesa antica o almeno dell'Ottocento, una chiesa vera. Che cosa ti succede? Entri in uno stato particolare. Perché la forma della chiesa, degli absidi, delle nicchie, le altezze, le larghezze, il suono come vibra, anche quando cammini, tan tan tan, si sente quello. Ti entri in uno stato, c'è un'energia particolare. Appena entri è sacra. Va bene? Prova e vedi. Se un tempio è fatto bene, se è una cosa, ecco perché viene molto importante. C'è una persona che mi ha scritto: "Maestro, sono in casa con il tempio che ho fatto da un po' di tempo, è qualcosa di incredibile. È qualcosa di incredibile, sto trasformando per forza, perché tu hai fatto secondo dei dettami di geometria sacra, quella attira quella specifica energia sacra e uno dentro non ha neanche bisogno di controllare la mente". E come dico, anche in casa un piccolo posto che bisogna fare queste cose. Ma allora, la Rebis ha fatto un lavoro veramente encomiabile, cioè prendendo dei testi antichi e pubblicandoli. Quindi va bene. Però, come sempre dico, da una parte c'è una moneta, una faccia, dall'altra è l'altra. Significa dare in mano alle persone che non conoscono cose
cose incomplete, perché solitamente le cose pubblicate da case editrici dovrebbero sempre avere una denominazione sopra. Si rende noto che questi testi sono stati scritti da antichi conoscitori dell'occulto che erano come degli appunti per i propri studenti e che quindi non sono completi in quanto veniva dato da bocca ad orecchio la pratica reale. Quindi ogni persona è attenzionata dell'uso perché potrebbe ottenere o l'incontrario o almeno meno male niente. Dovrebbero scrivere su tutti i testi così. Io i miei testi sono dati dalla mia pratica, infatti non do sigilli di altri, ma praticati, dati da me come responsabile, quindi lo posso dire. Però questi testi sono ottimi, ci danno una cultura particolare. Tra l'altro adesso sto per partire con dei testi particolari di livello particolare cioè, vedrete anche qualcosa di buono anche da parte della casa editrice della Scienza Moll. Allora, ci sono i cosiddetti raccoglitori e falciatori, ne parlai tempo fa, che sarebbero arrivati e ci sono adesso con le persone che stanno morendo e stanno raccogliendo, che arrivano ciclicamente. Nell'86 in pratica è stato uno di quei periodi. Nel 2016 è cominciato il Covid, cioè nel 2016 questa storia è cominciata, la stiamo vivendo nel 2020, ma è cominciata nel 2016, cioè nel 2016, non dico perché, sono calcoli. Quindi a livello sottile non ha fatto altro che andare a rompere la costruzione aurica delle persone affinché fossero più penetrabili, perché l'energia. Non dimenticare, Andrea, quello che c'è a Fukushima in Giappone, che ancora è rotta, le acque sono tutte e nessuno ne parla. Serve per rompere la parte elettronica dell'essere umano. E la parte elettronica dell'essere umano, se leggete per esempio i libri di Sharon, è molto vicina a ciò che viene chiamata come spirito. Devi avere una pianta. Se hai una pianta dell'alto del giardino, si può analizzare che forma è e capire perché porta questa pace, questa cosa. Sicuramente, ripeto, anticamente non è fatto niente così, è tutto fatto con scienza assoluta. L'importanza tutti fanno da sé, non c'è nessun problema. Cioè, non è possibile. È per questo che l'Europa e l'America sono tartassate con il Covid e ancora lo saranno perché c'è troppo orgoglio. E essendo troppo orgoglio e poi tanto lavori di magia inutile fatti da persone che non sanno, creano un sacco di c'è di caos. Quando manca la visione e l'umiltà di chiedere a qualcuno che può saperne di più, cosa che poi fate e si fa normalmente, non ti fai il pane da solo, lo vai a comprare, oppure se lo vuoi fare lo chiedi al panettiere come si fa, ma oggi con i libri, e quindi della Rebis e tutte le altre, pensa che ognuno diventa mago. Io nella casa editrice Azot farò qualcosa di differente, perché non darò cose già date, darò cose sempre nuove, e darò cose, se verrà preso un testo come la chiave di Salomone, sarà spiegata nelle tecniche vere, sarà dato in più, qui ce l'ho già in mente, la spiegazione che era da bocca a orecchio che manca. Cioè, quindi io farò questo e lo prometto, non darò mai niente, qualcosa che possa essere usata male o capita male. Quindi sì, purtroppo l'Occidente paga questo. I raccoglitori sono là sopra, volano come degli avvoltoi e si vede, mi diceva poc'anzi Angelica, che è una persona che conosciamo, uno studente nostro che abita in Sud America, in Perù, mi diceva che qualcosa non ne parla nessuno, ma i morti li mettono per strada, cioè, non hanno, cioè li ammassano per strada, non li raccolgono nemmeno. Voglio dire, cioè, ma nessuno ne parla. Del Brasile nessuno ne parla, no? Si parla sempre dei paesi ricchi.
ti parla sempre dei paesi ricchi, ah, in Italia, in America, in Australia, ma dei paesi meno ricchi non ne parla nessuno, perché chi gli frega quella, no? Purtroppo. Però ci sono queste cose. Ve lo dico sinceramente, se volete che questo Covid non vi tocchi, dovreste avere una temperatura sempre un pochino elevata, sia addosso sia in casa, elevata, elevata. Se avete una temperatura elevata intorno a voi, in voi e in casa vostra, il Covid non vi tocca. Stato costruito proprio su misura, ma i raccoglitori ci sono, quindi ancora ci saranno, perché ancora. Certamente, perché la forma è la forma. Cioè, io ti posso garantire, Antonio, che se tu entravi in dei templi antichi costruiti che erano sotto Napoli, dove io ho ricevuto molto tempo fa la mia iniziazione, a veri. Da veri personaggi, non ordini massoni, ci vuole corone, persone che non interessava questa cosa qua, o anche se c'era, si parlava di massoneria, ma di quella reale, quella che ha a che fare con lo spirito, non quella che ha a che fare con gli affari, o con la politica, o tutto quello. Ah, tra l'altro, volevo dirvi una cosa molto interessante, mi è venuta in mente adesso. Guardate, andate a rileggervi il programma della P2, andate a vedere cosa sta succedendo. E vedrete che, come dissi tempo fa, il programma sta andando perfettamente a termine. Parentesi. Quindi dicevo, ci sono dei posti che anche se non sono chiese, ma sono costruiti, come dite a Napoli, con la cazzimma, cioè sapendo bene che tu entri, sei in uno stato particolare. Perché gli antichi maestri indiani, cinesi, tibetani se ne vanno nelle grotte. Nelle grotte c'è una particolare forma che viene risonata a livello alto. Ancora, tra l'altro, dalla montagna, la montagna stessa, perché non immaginate che andavano direttamente a qualsiasi montagna, dove c'era qualsiasi grotta. No, non è così. Davano in montagne con grotte particolari che sapevano per tradizione, per conoscenza, che dava quella forma. E così noi tentiamo di fare. Ricordatevi che la grotta del Monte Meru, la grotta della grande, cioè la grande piramide e cose varie, può essere tutto ricostruito in casa vostra. Questa è la geometria sacra. Questo ricostruire e avere le stesse forze e le stesse energie. La geometria sacra ha la forza di guarirvi. Ha la forza di bloccare le malattie, ha la forza di farvi innamorare, di farvi disinnamorare, di farvi stare bene, di elevarvi, di entrare in uno stato interiore alto, di trasformarvi, può fare tutto. È una batteria perché prendi l'energia che è eterna e che tutto può fare ed è intelligente, la metti in delle forme che sai che hanno un significato e che trasmettono quello, quello è. Pantheon è straordinario, andate al centro, vi mettete al centro, sentite che arriva il classico raggio e dai vari, no? Dai vari lati, dal timpano, ma così, Roma era così. Tra l'altro, se andate a vedere anche la costruzione, no? Di città come Washington, città come Roma antica, città come Parigi, erano costruite in una certa maniera. Come ti chiama? Cioè, i russi, prima di entrare cioè a Berlino, e così anche gli americani, ma più che altro i russi, accertarono di distruggere certe costruzioni, perché erano a parte simbolo di potere, ma erano fatte con una certa geometria sacra, fatta dal Reich precedentemente, e quindi avevano una valenza particolare, secondo la scienza strana, diciamo così, che queste persone, questi personaggi di questo regime conoscevano. Basta andare a vedere, studiare, cioè leggere un po' di libri e cose varie su quanto riguarda la conoscenza occulta che c'era, no, in questo movimento, che non nomino perché altrimenti mi bloccano anzi, qui. Quindi andate a vedere e allora hanno distrutto, prima hanno fatto e poi sono entrati. Gli antichi romani facevano la stessa cosa, prima invitavano il Dio. Gli dava quindi la geometria sacra del Dio. Sì, perché ogni Dio nella sua forma,
attira questa energia e la modula secondo la forma che possiede. È il mito di Frankenstein. Il mito di Frankenstein è: io creo in ogni caso una forma umana e la forma umana, essendo umana, non può far altro che attirare l'intelligenza umana, perché quella è la forma, mi capite? Qui entriamo nell'archetipo. Non parliamo di queste cose perché andare a studiare da parte. State capendo? Quindi questa è la geometria sacra veramente. La geometria sacra vi cambia completamente. Cioè, molte persone senza fare, cioè, ripeto, senza fare nulla ti cambi. Molti dicono: ah, ho passato una settimana in un monastero, ascoltate, mi è successo sul serio, e sono cambiato. Un altro dice: ma voglio farlo anch'io, e andò. E mi scrisse e mi disse: guarda che io sono andato, come mai a me non mi è successo niente, sono triste. Io gli dissi: aspetta, ma sei andato, dove è andato Nicola? Era la persona di prima. E lui era andato in un monastero certosino, antico, del 1300-400, quindi di forme particolari, no? Lui invece era andato in un monastero moderno, era andato in un monastero moderno, è tutto diverso, e quindi l'energia era diversa. Quindi ho detto: guarda all'altro, Fulvio, ho detto: guarda Fulvio, che non è che non ti ha fatto effetto, cioè non ti ha fatto effetto il posto, vai dove è andato Nicola. Andato dove è andato Nicola, la persona dice: ma è qualcosa di estatico. Immaginate la canzone, no? Poi la canzone gregoriana, il canto gregoriano in questi ambienti che sono costruiti apposta, beh, non potete non. È come dire l'om. L'om detto in Italia, quando io lo sentivo è una cosa, quando lo sento qui in un tempio qui in Asia, fatto in una certa maniera, dici come rimane così. Cioè, capito? È la forma. Io tento di vedere le cose per capire come stanno educando le persone. Lo dico sinceramente, quando vedo queste cose le guardo per vedere l'educazione che viene data. L'educazione viene data anche dalle forme. Io quando andavo, per tornare indietro, oltre a questa piccola parentesi, ho fatto le elementari, i primi anni elementari a Torino, in corso Marconi, figuratevi, cioè, chi conosce Torino, sono ancora quelle scuole elementari. Le classi erano alte, larghe, grandi. Noi eravamo piccolissimi in queste classi, figuratevi, la prima elementare, la seconda elementare, eravamo così, no? Piccoli. E mi ricordo che c'era quel senso nei corridoi, nelle cose, di importanza, ti mettevi veramente, ci sentivi qualcosa. Quando poi mi sono trasferito per una questione familiare giù a Manduria, mi hanno messo in classe dove, siccome c'era troppa gente, era un garage. Ci hanno affittato, la scuola ha affittato un garage e lì si alzava la serranda, si entrava, si garage con tutte le costruzioni, cioè, moderne del 1970. È stata dura. Perché mentre lì volevo andare, lì non volevo andare. Vedete, quando è sempre strano, no? Quando io facevo le medie, mentre quando andavi nella libreria della biblioteca, scusatemi, della scuola, sempre a Manduria, semplice stanza così, non ti veniva neanche il cuore, non lo so, non sentivi niente, ti prendevi il libro e lo portavi. Ma quando io poi, per malattia, come ho detto spesso, sono stato a casa e non potevo più studiare e ebbi le chiavi della biblioteca di Manduria, di un professore all'epoca, il professor Contessa, dovunque sei, grazie per quello che hai fatto per me. Entravo e c'era questa biblioteca, era costruita, era stata ricavata nel monastero di una chiesa, quindi c'è la chiesa di Manduria, e poi c'era questo monastero che oltre alla biblioteca c'era, ora c'è municipio, cose varie, c'era ancora il classico, no, orto dove si camminava poi con gli archi, quindi entravo dentro ed era tutto costruito a botte, tutto costruito con la volta, cioè, era una costruzione particolare. Beh, prendere lo stesso libro che avevo preso là, quella forma molto secca, non era la stessa cosa di prenderlo là. Cioè, quello che lì non capisci, lo capite là. Quindi vi dico: se non capite qualche libro, anche per gli studenti, oppure studiosi, o non funziona qualche pratica, fate la gima, non mi sta funzionando, cambiate posto. Se fate una pratica in casa vostra e non funziona, andate in un'altra parte, andate in un posto diverso, scegliete una forma che sia,
che sia diversa, che sia meno quadrata, potete andare in mezzo alla natura, oppure il libro stesso lo capirete diversamente. E allora? Questa è la vera geometria sacra. Usatela per andare in alto, usatela per tranquillizzarvi, usatela per... Ah, ricordate che con la geometria sacra ben fatta è possibile anche creare dei liquidi, diciamo proprio quasi alchemici, nel senso che se io ho un contenitore geometricamente esatto, posso mettere qualsiasi cosa di liquido lì dentro, ne prende la forma. Ne prende la forza, ne prende l'energia e quello poi quando lo bevo va a trasformare. Parlo proprio di malattie e altro, eh. C'hanno la divisa, maschi, femmine, la divisa la porti sia da piccolo fino all'università, hai la tua divisa, all'università la cambi come vuoi, voglio dire, però c'hai la divisa, devi essere perfetta o perfetto. Se hai un bottone fuori posto ti fanno la multa, devi avere i bottoni ben fatti, la divisa deve essere pulita, i capelli devono essere indietro per le ragazze in modo che non possano dare fastidio, poi se li possono togliere dopo, i ragazzi devono essere sistemati, qua è così, uno può approvare o meno. Però onestamente vi dico che so benissimo che molti in Europa, ma come sta dicendo? Però io vedendo come si va a scuola in Europa è chiaro che non hanno il rispetto. No, di chi poi va ad insegnare queste cose, perché se tu ti vai con i pantaloni che ti scendono al ginocchio, possono andarci, non mi interessa, non sto criticando, possono fare quello che vogliono, per me possono andare pure nudi, non me ne frega niente, possono andare come vogliono, vogliono. Però quello è l'indice della mente ed è per questo perché il Covid massacra. E questo è il problema. E questo è il problema. È per questo che i raccoglitori si sono accaniti. Bene. Come la piramide perfetta è una. Se che uno facesse una piramide perfetta, perfetta, non avrebbe più problema per tante cose, dal dolore a qualsiasi cosa. Va bene, ho parlato un po' di questo. E cosa c'entra con la geometria sacra? C'entra. Perché ogni cosa è geometria, anche un pantalone sceso fino alle ginocchia che sembri che ti sei cagato addosso, scusate, perché. Ma lo faccio perché voglio andare contro. Ok, però questo non è andare contro qualcuno, stai andando contro di te perché attiri un'energia da. Per niente, poi si disperdono in tante cose, si disperdono in tantissime cose. Io vi dico la verità, lo dico sulla mia esperienza, finché mio figlio studiava. Ha studiato in America, mio fratello in Italia e in America, sì. Ma da quando sta studiando in università asiatica, le cose sono cambiate. Ha il massimo profitto. E in una maniera particolare, studia in una certa maniera, capisce. Ripeto, ha studiato sia in Europa. Il liceo se l'è preso negli Stati Uniti, stessa storia, voglio dire. Anzi, meno male che non hanno sparato, voglio dire, perché là è facile, voglio dire, no? Vi danno un brutto voto, arrivano e sparano. Qui le cose sono diverse. Da quando va qui, alla Bangkok University, mio figlio è cambiato. È diverso. È un uomo, è equilibrato, e altrimenti non entra all'università. Se non si veste bene, non entra. Bene significa che sia pulito. Che sia equilibrato, che dia un'idea di equilibrio. Quando entrano fanno la meditazione per calmare la mente, se per caso i professori vedono che c'è un pochino di caos, calmano, li fanno andare nella sala di meditazione e calmano mente. E poi tornano. Mio figlio è cambiato. Tranquillamente, e poi tra l'altro c'è la demonologia interessante perché ha tre livelli, no? Un livello sublunare, un livello iperlunare, lunare, un livello divino, perché non immaginate che i demoni sono solo una cosa piccola, cioè una cosa, sono molto grandi, ci sono quelli grandi, quelli medi e quelli piccoli. Cioè perché la maggior parte dei malati di cancro sono nelle fabbriche, cioè vengono dalle fabbriche, per la forma. Vabbè, anche gli odori, certamente, anche gli odori, ma è la forma. La forma. Ah,
Attenzione, vi avviso di una cosa. Attenzione che le case farmaceutiche dei vaccini, che poi usciranno, hanno chiesto l'immunità politica e giudiziaria. Significa che se succede qualcosa non potete fare nulla, se lo fate e qualcuno di voi muore o sta male, loro hanno l'immunità. Un pochino come è successo all'Italsider di Taranto, e a tutte le cose che stanno distruggendo il pianeta, no? Dovete capire che non è una cosa proprio negativa quello che sta accadendo, doveva accadere, era scritto. Ma ricordatevi che in questa maniera si sta andando a cambiare un po' qualcosa di molto vecchio, cioè i vecchi poteri stanno per cadere, si sapeva. Quindi ci sarà qualcos'altro. È chiaro che ci sono altri dominatori, purtroppo, perché l'essere umano è il demone maggiore, no? Il demone maggiore è l'ombra umana. E se vedete geometricamente parlando, la forma del cosiddetto angelo della finestra d'Occidente è terrorizzante, ma quella sei tu, nella parte più nascosta tua. E la geometria sacra ha delle forme nascoste, segrete, ma di lavoro, che possono evocarla. Perché gli antichi maghi usavano circoli, triangoli, quadrati, eccetera, eccetera, eccetera? Chiedetevelo. Cosa sono i sigilli? Cosa sono i disegni? Cosa sono? Tutta geometria sacra. Attenzione, perché non ve ne accorgete, ma ovunque andate c'è geometria, geometria, geometria che attira energia e ve le butta addosso, attira energia e ve le butta addosso. Attenzione anche quando comprate le candele, che sono di una forma giusta, perché ripeto, la forma chiama un'energia, il bruciare, boom, ve la butta in faccia. Un saluto a voi. Io dico sempre una cosa, che poi è quello, è il detto antico dell'ordine ammonio, che nessuno capisce. Da noi tutto proviene, a noi tutto ritornerà. E tutti pensano che, vedi, l'ordine ammonio dice che da lui viene tutto. Sbagliato. L'ordine ammonio con questo indicava non che da lui proviene tutto, ma che da te, uomo, proviene tutto, a te tutto ritornerà, se fai il bene o se fai il male. Più chiaro di così.